Basilicata e Molise, dove i saldi erano già cominciati il 2 luglio scorso. Oggi gli sconti estivi sono scattati in tutte le altre regioni d'Italia. Le previsioni non raccontano certo una stagione particolarmente entusiasmante. Partenza sottotono nelle grandi città. A Milano e Roma tengono soprattutto le grandi firme, complici i turisti stranieri. Secondo Confesercenti, il calo degli acquisti sarà vicino al 10%. Dal 15 al 20% invece, secondo il Codacons, ad influire sul calo degli acquisti saranno soprattutto l'effetto dell'IMU, le tasse e i balzelli introdotti dal governo. Ma più in generale a scoraggiare gli italiani sarà l'attuale contesto per intero, con la crisi economica ancora in pieno corso. Secondo un'indagine promossa da Coldiretti, ai primi 3 posti nella classifica dei beni di consumo cui gli italiani stanno rinunciando e nel prossimo futuro rinunceranno maggiormente, ci sono l'abbigliamento, meno 51%, viaggi e vacanze, meno 50%, e le spese per il tempo libero, che segnano un calo del 47%. Dalla parte opposta della classifica, comunque sempre in calo, la spesa per generi alimentari e per i figli. Una crisi che sta evidentemente cambiando le priorità dei consumatori italiani, che hanno tagliato soprattutto il superfluo, concentrandosi maggiormente, anche se sempre con qualche difficoltà, sui beni essenziali e necessari. Attenzione, come sempre, nel verificare che sull'oggetto in saldo ci sia sempre riportato il prezzo d'origine, la percentuale di sconto applicata al prezzo finale. È buona norma diffidare di chi espone cartelli con sconti esagerati e poi confrontare sempre i prezzi con quelli di altri negozi che vendono la stessa merce.